Ciao e benvenuta in questo video. Io sono Sara e sono una fashion stylist e una consulente di immagine. Oggi voglio parlare di un capo d'abbigliamento per me bellissimo. Penso sia davvero uno dei capi che io preferisco all'interno del mio guardaroba, proprio perché credo che sia estremamente versatile, perfetto per la primavera, però sia per quelle giornate in cui la mattina fa un po' più fresco e poi il pomeriggio viene più caldo, la sera di nuovo un po' più fresco, sia per le vere e proprie giornate estive. Parliamo della gonna e dei suoi mille modelli che possiamo trovare ormai in tutti i negozi. Credo che la gonna appunto sia uno di quei capi che davvero possiamo sfruttare tantissimo. Oggi voglio vedere con te quelli che sono i modelli che sarà più facile che troveremo in giro per i negozi, ma anche quelli che sono i miei modelli preferiti. Iniziamo quindi proprio dalla prima gonna, che è la gonna in denim, che secondo me è anche un po' un must. Allora, non a tutte piace e non tutte riescono a trovare il modello perfetto, però anche qua secondo me è necessaria un po' di ricerca. È sbagliato fermarsi al primo modello che si trova proprio perché i modelli sono tanti. Puoi sceglierla più aderente, puoi sceglierla più svasata, la puoi scegliere midi. La gonna in jeans midi o anche maxi mi piace molto, la trovo molto particolare. Diciamo che quella mini è vista e rivista ed è sempre comoda, perché quella davvero per l'estate la puoi abbinare a tante diverse tipologie di capi e stare sempre bene. Anche se anche in quel caso è essenziale trovarla perfetta. Io per esempio, proprio l'anno scorso facendo il cambio dell'armadio, mi sono resa conto di come la gonna in denim che avevo, che era semplicemente una gonna in denim mini ma aderente, non mi stesse bene, non mi valorizzasse per niente, e come invece una gonna mini in denim ad A mi valorizzasse molto di più e riuscisse a portarla davvero con molta più facilità e sicurezza. Quindi è importante trovare il modello perfetto anche per la lunghezza mini. Per la lunghezza midi altrettanto, possiamo trovarla con lo spacco davanti, con lo spacco dietro, con lo spacco laterale. Possiamo appunto trovarla sia di un denim più pesante, sia più leggero, più rigido, e soprattutto anche gli abbinamenti, come vedi qua, variano tantissimo. Possiamo portarla con i tacchi, con le scarpe basse, con un sandalo, con un sandalo con un po' di tacco. Possiamo portarla in versione da giorno ma anche da sera. Possiamo abbinarla con una maxi bag ma anche con una mini bag. Quindi davvero le idee sono tante, e secondo me la gonna in denim non ha età. Quindi non è assolutamente vietata a chi ha più di 50 anni, non è vietata a chi ne ha più di 40, non è vietata a chi ne ha più di 60, proprio perché basta sceglierla correttamente e la potrai portare facilmente in quello che è il tuo guardaroba. Una piccola chicca che ti ricordo è semplicemente, se hai una figura curvy, ricorda di puntare su dei tessuti più morbidi, mentre se hai una fisicità più angolare, quindi più spigolosa, il tessuto invece più rigido farà a caso tuo. Secondo modello che ti inserisco qua, diciamo che entriamo un pochino più nel dettaglio, e quindi parliamo della lunghezza mini, ovvero le minigonne. Le minigonne sono state proprio elette come una delle tendenze più forti di questa primavera estate, te ne avevo già parlato in altri video proprio dedicati alle tendenze. Le gonne mini sono più difficili sicuramente da portare, diciamo che avere delle belle gambe forse è un po' il requisito essenziale, ma ti dirò, in realtà l'importante è riuscire ad abbinarle bene. Quindi se anche qua utilizzi una calzatura che ti slanci la gamba, quindi con un po' di tacco, diventerà tutto più semplice. Se le abbini con un qualcosa che punta l'attenzione su un tuo punto forte, la puoi assolutamente portare. Credo che la gonna mini, come l'abbiamo vista, quindi molto svolazzante ma anche più aderente, possa in qualche modo essere un capo davvero utile per la bella stagione, perché comunque appunto ti permette di restare fresca, di essere comoda se ti senti a tuo agio con una gonna mini. Poi la lunghezza mini varia molto, perché può essere mini mini, ma può essere anche una lunghezza mini che arrivi a metà coscia, che quindi insomma riesce a tenerti coperta e anche appunto sentirti perfettamente a tuo agio. Poi dipende molto da noi e dalla scelta che vogliamo fare. Anche qua per l'età, se secondo me si riesce a portare bene la minigonna, può funzionare anche per chi
è un po' più over. Ovviamente bisogna stare molto attenti come lo si porta. In questo caso sceglierei una lunghezza che non sia proprio minima, che sia magari poco sopra il ginocchio, quindi riuscire a trovare un buon compromesso tra come lo si indossa, lunghezza e età. Questo sicuramente, poi mi piace sempre molto la moda elegante, però credo comunque che si possa portare anche ad una certa età se portata bene. Terzo modello che ti inserisco e propongo sono tutte quelle gonne in maglia, sia mini, sia midi che maxi, soprattutto la lunghezza midi, un po' a tubo, molto aderente, un po' perché comunque vuole la comodità, non vuole abbandonare la comodità, perché queste sono gonne molto alla fine confortevoli, sono gonne che accompagnano le tue forme, che non stringono, che non lasciano intravedere nulla se non un po' le forme. Questa cosa a me piace molto perché la trovo molto delicata come gonna, ma al contempo anche un po' sensuale, quindi copro ma allo stesso tempo ti faccio un po' vedere, che secondo me il vedo non vedo è la cosa più bella che possa esserci, proprio perché è un po' intrigante, un po' sensuale, ma per nulla volgare. I modelli appunto sono molti, anche variano, puoi scegliere la maglia liscia, puoi scegliere la maglia a coste, puoi scegliere qualcosa di più lavorato, quindi insomma qualcosa di più lavorato ti va anche a nascondere magari di più di certe imperfezioni. L'unica cosa che ti raccomando è di trovare quel capo che ti valorizzi, quindi nulla che sia troppo sottile, che stia molto appiccicato, almeno che tu appunto non abbia una fisicità molto tonica, o comunque se ti piace l'effetto, per carità, però insomma qualcosa che ti valorizzi appieno, quindi controlliamo sempre come stiamo sia davanti sia dietro sia di lato. Quarto modello sono le cosiddette gonne un po' a strati. Sicuramente dalle immagini capirai meglio quello che intendo dire, non so bene la traduzione in italiano, però diciamo che queste gonne che sono un po' divise da fasce, che hanno quindi le cuciture belle visibili, non sono a balze, perché a balze appunto sappiamo come sono fatte, ma sono proprio così. Queste gonne si sono viste tantissimo, veramente tanto tanto tanto, quindi lunghezza sempre midi maxi, molto secondo me vibe hippie o comunque qualcosa di leggero, floreale, campi di grano, le trovo veramente belle per questa stagione, fresche tantissimo, e anche queste secondo me si possono abbinare in più modi, dipende sempre poi la stampa, il colore, però in generale le vedo più da indossare durante il giorno, anche per gite, paese, città. A me personalmente piacciono molto, mi piacciono sia portate con qualcosa di più corto sopra, ma anche con qualcosa di più lungo, quindi creare un po' quell'effetto Versace, magari con una cintura in vita, una bella giacca sopra, anche questo per sfruttarle insomma tutta la giornata. Quinto modello, questo te lo dovevo per forza inserire perché vedendo un po' in giro per il web, per i negozi, non potevo non inserirtelo, e sono le gonne cutout. Sappiamo quanto anche questa sia stata una tendenza fortissima, il cutout. Ovviamente il cutout lo abbiamo trovato in tutti i capi e anche sulle gonne. E ci sono dei modelli secondo me molto carini, possiamo trovare il cutout sia sulla lunghezza, quindi in maniera molto sexy, sia però anche sulla parte superiore, quindi un cutout più leggero che riporta la tendenza ma in maniera molto fine, molto delicata. Le trovo forse più giovanili come modello, forse sì, dipende sempre poi come si abbinano e soprattutto vanno a gusti. Mi piace l'idea di lasciare scoperte certe parti del corpo magari meno comuni, quindi non la solita scollatura o non la solita gamba fuori, ma appunto delle parti invece del corpo che solitamente magari non hai la possibilità di scoprire, ovviamente restando sempre molto eleganti. Ultimo modello che ti inserisco è il modello portafoglio, questo te lo inserisco perché credo sia un passepartout per tutte noi. È molto comodo ed è molto versatile, hanno fatto un po' il boom anche le scorse stagioni questi modelli di gonne e si vedevano dappertutto. Quest'anno si riaffermano con prepotenza, a me piacciono molto perché c'è un gioco interessante, è anche molto bella sulla lunghezza midi perché così ti rimane anche un po' scoperta la gamba, quindi c'è questo spacco molto molto sensuale, ma al contempo che puoi portare con una sneakers e
essere perfetta per il giorno. Poi anche qua dipende sempre molto il tessuto che si sceglie, la stampa, il colore, davvero può variare tantissimo. Se la prendi neutra, quindi una stampa che ti piace e che secondo te può essere sia portata per il giorno ma anche per la sera, diventerà il tuo capo preferito probabilmente, proprio perché riuscirai a crearci diversi outfit. Quindi la gonna portafoglio io la consiglio, anche questa la trovo freschissima, in realtà tutte queste gonne che ho inserito le trovo fresche, perfette per questa stagione. Poi sarà che appunto io sono sempre stata una grandissima fan delle gonne, e il fatto che tutti questi mesi in casa ci abbiano portato un po' a indossare sempre pantaloni, adesso ti dico la verità, i pantaloni mi viene molto difficile abbandonarli, sia perché forse non essendo ancora abbronzata scoprire le gambe mi fa un certo che, ma anche proprio perché secondo me ho passato talmente tanti mesi in pantalone che adesso mi sembra strano indossare una gonna, un vestito, anche se magari le temperature in certe giornate lo permetterebbero, io resto sempre un po' indietro ancora, quindi spero di riuscire ad indossarle presto, a rimettermi un po' in carreggiata e dire ok Sara, è il momento. Fammi sapere tu invece se indossi gonne, vestiti, se ti piace questo capo, se invece preferisci appunto, sei più team pantaloni o se riesci a indossare benissimo entrambe. Io ti ringrazio per aver seguito questo video, ti ricordo di lasciare un like e di iscriverti al canale e noi ci vediamo al prossimo.